La parola vergine viene usata più di una volta nel Vangelo di oggi. Intanto è richiamata nella prima lettura la profezia di Isaia. È un brano famoso. A scuola ce lo facevano studiare approfonditamente, anche perché è controverso nelle sue interpretazioni. Ricordo che una volta il professore di Sacra Scrittura ci fece fare dei compiti su diverse profezie e uno dei miei colleghi commentò poi pubblicamente davanti agli altri alunni questo brano del profeta Isaia. A dir la verità, quando il profeta Isaia concepì, pronunziò e poi scrisse questa profezia, ecco, una ragazza concepirà e darà alla luce un bambino, intendeva alludere alla moglie del re, che era un certo Acaz. Però quando il profeta Isaia morì, questa profezia rimase scritta e il popolo non rimase soddisfatto della attribuzione alla moglie del re di questa profezia, anche se la profezia non diceva vergine, diceva una ragazza, una giovane ragazza. Non sembrava neanche un miracolo, non sembrava un fatto straordinario, di per sé non era neanche un segno. Ma il profeta voleva dire ad Acaz, che era miscredente, non aveva tanta fiducia nel Signore, voleva dirgli: ma guarda, tu che non hai fiducia nel Signore, il Signore ti darà un segno. Tua moglie è incinta e avrà presto un bambino, e il bambino che verrà fuori sarà Emanuele, sarà Dio con noi. In questo fu profeta Isaia, perché il bambino che gli nacque fu niente meno che il re Ezechia, che fu un grande santo. Non abbiamo modo e tempo di spiegare perché, però certo il bambino che sarebbe nato diventò un grande re, pieno di fede, di amore verso il Signore, e un grande santo. Se non che nella tradizione del popolo queste parole rimasero impresse, e a poco la convinzione generale della gente, ispirata dallo Spirito Santo, un particolare, così tra parentesi, quando noi diciamo che i profeti erano ispirati dallo Spirito Santo, non si intende soltanto che furono loro ispirati, ma il profeta che parla in nome dello Spirito Santo è una specie di punta di iceberg che viene fuori da tutta una ispirazione, un'azione dello Spirito Santo che è propria del popolo di Dio. Quindi il profeta disse quello che lo Spirito Santo gli ispirava, però il popolo allargò questa profezia e la proiettò verso il futuro. Tant'è vero che quando molte centinaia di anni dopo, appunto circa 250 anni prima di Gesù Cristo, degli studiosi vollero tradurre dall'ebraico in greco questo brano, non scrissero più giovane ragazza, come aveva detto Isaia, scrissero vergine. Una vergine concepirà e darà alla luce un bambino. Il bambino di Acaz era già nato, ma il bambino della vergine doveva ancora nascere.
e il popolo rimase con la convinzione che il fatto straordinario della venuta del Salvatore sulla terra sarebbe stato anche il suo essere partorito da una vergine. Per cui San Matteo, quando scrisse il brano che abbiamo ascoltato circa 15-20 anni dopo la salita di Gesù al cielo, afferrò questa profezia e la reinterpretò non letteralmente come aveva detto Isaia, ma in maniera più larga, secondo la traduzione che avevano fatto gli studiosi di alcune centinaia di anni prima, dall'ebraico nella lingua greca, vergine. Dopo, quando San Matteo già aveva scritto il suo Vangelo e aveva citato Isaia dicendo vergine e non più giovane ragazza, la tradizione dei vescovi e degli autori e degli scrittori dei primi secoli della Chiesa fissò questo termine: Maria, madre di Gesù, era vergine. Ho ripreso, mi dai il libro Loredana? Ho ripreso un brano di un grande scrittore, un santo, si chiamava Efrem, era della Siria. In Siria a quell'epoca, siamo praticamente verso l'anno 300 e oltre, e la Siria era la nazione forse più cristiana di tutto l'impero romano. Sant'Efrem, che era un diacono della chiesa appunto della Siria, scrisse tante cose, ma era anche un poeta, e scrisse un piccolo poema a proposito della Vergine Maria. Vi leggo alcune parole semplici ma quanto mai significative. Canterò per la tua grazia, Signore, inni eletti alla Vergine, la quale divenne madre in modo prodigioso, la quale è Vergine e pur madre, lode a colui che la prescelse. Nel casto stuolo verginalmente la sta, il frutto delle madri silenziosamente alla porta, la Vergine è un bimbo, chi non se ne stupirà? Le femmine non hanno insieme con il latte i loro segni della verginità, perché ove c'è il latte non ci sono i segni della verginità. In Maria avvenne il prodigio che partorì verginalmente. Ella, questo è bellissimo anche da un punto di vista poetico, artistico, ella è il campo che giammai non conobbe chi la seminasse. Eppure da essa germogliò il manipolo di benedizione ed ella dette senza seme il frutto al mondo. Ecco, questa è una testimonianza, una fra le tantissime testimonianze degli scrittori antichi a proposito della verginità di Maria. Dobbiamo poi essere preparati a dare una risposta chiara e semplice ai fratelli delle chiese evangeliche, quali insistono nel dire sì, Gesù è nato da Maria Vergine, ma poi ebbe altri figli. Questo è quello che dicono loro, basandosi sul fatto che nel Vangelo in alcuni brani si parla di fratelli del Signore. Ci siamo? Ora, non è qui non c'è la possibilità di spiegare in maniera chiara e dettagliata, ci vorrebbe una lavagna, scrivere i nomi, fare degli elenchi, ed è un po' complesso il discorso. Però, coloro che vengono chiamati fratelli dal Signore risulta dallo stesso Vangelo che sono figli di un altro padre e di un'altra madre. Ma siccome presso gli ebrei, diciamo, i cugini, la parola cugino in ebraico non esiste, i cugini venivano chiamati pure fratelli, quindi si
chiamano fratello, anche perché, attenzione, quando Gesù salì al cielo, quelli stessi, i fratelli, i cugini, i parenti, che erano andati a convincerlo a non predicare col modo con cui predicava, si convertirono pure loro, erano presenti quando scese lo Spirito Santo, lo dice il libro degli Atti degli Apostoli, e quindi vennero a, mancando Gesù ed essendo Maria ancora viva ed essendo Maria stata affidata non a un altro dei figli. Se ricordate, la Madonna, quando Gesù stava per morire, fu affidata al discepolo amato. Se aveva altri fratelli, perché doveva affidarla a un estraneo? Sua madre, prima di morire. È un discorso che non ha senso. Quindi dobbiamo essere fermi su questo discorso. Se qualcuno vi dirà, la Madonna aveva altri figli, voi dovete rispondere, ed è vero, non si parla mai nel Vangelo di figli di Maria. Di Gesù sì. Gesù viene sempre chiamato figlio di Maria e Maria viene sempre chiamata madre di Gesù, ma di altri mai. Fratelli si può essere anche come parenti, si può essere anche come, diciamo, fratellastri. Addirittura spuntò uno scritto che mi pare risale al terzo secolo, forse anche al secondo, la storia di Giuseppe il falegname, che per giustificare il suo discorso addirittura descrive San Giuseppe che era vedovo, che aveva dei figli, e quindi nella morte di San Giuseppe sono presenti i figli di Giuseppe vedovo, perché erano gelosi, i primi cristiani erano gelosi nel dire che Maria era vergine e vergine rimase per tutta la vita. È un discorso estremamente importante. Vado concludendo con un pensiero, diciamo, di attualità. Che significa? Significa che quello che fino a 50 anni fa era un grande valore, cioè la verginità di una donna in modo particolare, diciamo, c'erano casi, ricordo un caso di un uomo quando ero giovane prete a Villabate che si sposò poi nella prima notte del matrimonio, scoprì che sua moglie non era vergine e tornò quasi subito in paese pubblicando questo discorso, una cosa un po' sconcia se vogliamo, per dire che una volta ci si teneva al discorso di rimanere vergine fino al momento in cui non ci si sposava in chiesa. In 50 anni il mondo si è ribaltato in maniera completa, tanto che ormai è diventato un fatto, diciamo così, normale. Ormai una madre, un padre dicono: mia figlia è andata a convivere, come se dicesse mia figlia è andata a comprare il corredo in via Lincoln. Non ha senso. È stata una vera e propria rivoluzione culturale oltre che religiosa. Cioè praticamente la fede che una volta si aveva nella riservatezza, nel pudore, nello stare attenti, guardare i figli, nel sapersi guardare, le donne si sapevano guardare una volta, non esiste più. Questo non è un passo di civiltà, attenzione, è un passo indietro della civiltà. Io voglio portare un esempio. Se, lo dicevo l'altra volta, uno che asseriva che convivere e sposarsi è la stessa cosa, o che se ci si presenta non vergine al matrimonio è la stessa cosa. Dicevo, se io ho chiamato a testimone la moglie di un assicuratore, se io ho una macchina e la esco fuori dalla fabbrica
e ci faccio un viaggio da qui ad Agrigento e poi torno, la macchina usata, anche se per poco, anche se solo una volta, ha economicamente lo stesso valore? No. E tutti sappiamo che no, perché è usata, non è nuova. Ora io vorrei che riflettessimo a questo grande valore della verginità, che si ritornasse agli antichi tempi, ai tempi in cui la verginità era un valore e rimaneva un valore. Il discorso si potrebbe prolungare, non mancheranno occasioni, però imprimetevi nella mente questo dato di fatto e offriamo alla Vergine Immacolata la verginità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché apprezzino il valore della purezza, apprezzino il valore della verginità e sappiano capire che se il mondo va a rotoli, una percentuale di motivi gravi per cui il mondo va a rotoli è proprio il non tenere conto di questi valori belli che una volta esistevano e che purtroppo non esistono più. Ma il mondo è fatto così, andata e ritorno. Chi lo sa che non sorga un mondo nuovo, quei cieli nuovi e terre nuove di cui parla il libro dell'Apocalisse, per cui torniamo a quelli che erano i valori di una volta e contemporaneamente difendiamo quello che è giusto difendere e diamo lode a chi merita lode e biasimo e condanna a chi merita biasimo e condanna.